Ciao, io sono Lorenzo e questa è la mia seconda premiere del mio canale YouTube. Come vedete è trasmessa dal vivo e quindi se volete possiamo anche interagire con i commenti. Bene, detto questo, diciamo che come ultima cosa posso dirti di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e direi di iniziare. 3, 2, 1. Così abbiamo preso il treno alle 8 di mattina diretti verso Gallipoli, in Puglia. Una volta scesi a Roma, avendo il treno parecchio tempo dopo, ci siamo messi a visitare un po' di negozi, tra cui anche dove ho preso la cover, l'Euronics, dove ho visto per la prima volta in assoluto l'S23 Ultra in questa colorazione. Dopo circa però 6 ore di treno eravamo quasi arrivati, tra cui quest'ultimo che ci avrebbe poi portato a destinazione era veramente vecchissimo, con una velocità di 50 km orari, con un condizionatore delle luci che soltanto a tratti potevano funzionare. Una volta scesi quindi ci siamo subito diretti verso la casa e tra l'altro avevo messo anche il mio logo di YouTube sul mio Apple Watch e non eravamo neanche a metà strada che presi subito il powerbank, essendo che il mio iPhone aveva la batteria rovinata. Abbiamo approfittato poi della passeggiata anche per goderci il paesaggio e i vari mercatini, ristoranti, eccetera. In particolare in questo dove saremmo poi andati a cenare sempre nella stessa giornata. E la cosa impressionante è che quel pesce veniva pescato a metro zero, essendoci il mare proprio di fronte. Come prima impressione, il mare, in particolare della Purità, era davvero trasparente, tanto che riuscivano a vedersi anche i sassi all'interno. E come dice questo cartellone, l'Italia comincia da Gallipoli, ebbene sì, ci trovavamo proprio sul tacco della penisola italica. Tra l'altro abbiamo visto anche queste spugne di mare davvero super resistenti, alcune avevano anche 50 anni addirittura. E quindi, come già detto in precedenza, siamo andati al ristorante La Lampara, dove addirittura c'era questo chilo di spaghetti allo scoglio. Allora, ragazzi, siamo arrivati da pochissimo tempo in questa casa per tutta questa intera settimana, da questo sabato fino al prossimo. Adesso vi faccio vedere un po' il fuori, questo terrazzo, che secondo me è parecchio figo. Adesso vi faccio vedere, ho portato pure il microfono, ma non lo utilizzerò perché c'è troppo vento, non ha senso, non ho portato l'antivento, vabbè. Comunque, diciamo che la cosa più negativa di tutte è sicuramente reparto scale, perché ce ne sono davvero tantissime. Se uno vuole uscire, andare, che ne so, al ristorante, a fare una passeggiata al mare, cioè queste sono le scale per arrivare qui, c'è la casa e poi ulteriori scale che poi vi faccio vedere, tanto adesso andiamo qua sotto per uscire. Allora, non so se si vede, ma queste sono tutte le scale d'ingresso che vi ho fatto vedere da qua in alto. Vedete, queste sono le scale di prima. Comunque abbiamo fatto abbastanza fatica a portare tutte le valigie, perché comunque sono tipo 3 piani di scale, una cosa incredibile. E qui troviamo un altro tavolino, anche qui ci si potrebbe pranzare, cenare quando andiamo al ristorante. Va bene, adesso vi faccio vedere però una cosa molto più interessante che sta qua sopra. Quindi di nuovo andando a risalire le scale. Innanzitutto fa molto ridere perché c'è questa parte che non è accessibile, cioè letteralmente io potrei passarci. Ecco, ci sono andato, però non so perché non ci si può andare. Vabbè, non ci facciamo queste strane domande, però salendo queste scale, guardate un po', abbiamo questo terrazzo, devo dire anche molto grande, anche qui ci si potrebbe pranzare, cenare, veramente molto bello. Ci stanno anche 2 sdraio, mi ci sono riposato appena adesso. E poi è bello perché si vede, vedete tutto il panorama, qui sta uscendo il tramonto e poi le varie case e non solo, ma anche il mare qui in fondo. E niente, questo sarà un vlog in cui vi parlerò della mia intera settimana qui in Puglia. Non so se l'avevo già detto nel tragitto, ma vabbè, io ve lo ridico per informazione. E comunque ho visto che c'è una luce, quindi sì, è possibile pranzare o cenare. In questo tavolino non so effettivamente quanto riesca ad illuminare la notte, poi sarà restare mannaggia al vento. Però vedremo, magari questo non dimentichiamoci. Comunque devo dire che queste qui sono molto utili in realtà per mettere bene il telefono per registrare. In realtà rischio davvero tantissimo magari a farlo cadere in qualche modo, però alla fine non è per niente male. Sembra un po' Yakidale, però questi sono dettagli. Poi c'è un po' il muro che non so quanto faccia sentire bene l'audio. Lo vedremo, insomma. Per quanto riguarda invece le considerazioni a caldo, non so se riuscirò veramente a fare questo intero video. Comunque, se lo state vedendo su YouTube, significa che la mia prova, questo test, è riuscito. Anche perché ho già occupati tipo 50 giga di foto. Adesso vediamo, però, insomma, vabbè, basta. Poi, ragazzi, per questa settimana, da sabato a sabato, come vi ho già detto, questo sarà il mio letto.
Se sentite il rumore perché abbiamo già acceso il ventilatore che fa un caldo atroce. Qui abbiamo il divano, la TV, mi sono messo vicino alla TV. Invece questo è una sorta di sgabuzzino, adesso non so quanto vedete perché giustamente c'è zero di luce. Qui ad esempio abbiamo messo le nostre scarpe. Adesso voglio fare una prova. Funzionerà questa TV? Attenzione, abbiamo il telecomando della Philips. No ragazzi, grande delusione, non si accende in nessun modo. Comunque ragazzi, nell'ultimo post che ho fatto in questa prima giornata in Puglia vi ho rivelato la nuova immagine profilo che ci sarà sul mio canale YouTube. Giusto così per dirvelo, insomma. Buongiorno, questo è il giorno 2 in Puglia e comunque se vedete rispetto al nord, ragazzi, cioè quanto sono diverse le case, cioè guardate voi. E poi fa molto ridere perché al posto del gallo magari che ci sveglia la mattina si sentono i gabbiani pure. Questo è molto divertente. E poi ragazzi devo dire si sta molto bene perché in questo momento c'è anche un bel venticello, fanno 23 gradi qui a Gallipoli, tanta roba. E anche il wifi per niente male, ho visto, prende 250 mega in download e 20 mega in upload. Vabbè, che dire, zaino preso, adesso ci dirigiamo verso la colazione perché ancora non l'abbiamo fatta. Ecco, da qui diciamo che ve ne rendete molto meglio conto della quantità di scale che dobbiamo fare perché noi ci troviamo proprio qui in alto, stavo parlando proprio da questo punto. Adesso però prendiamo il pullman e ci dirigiamo subito al mare, vi faccio un po' di riprese, vedrete, è molto molto bello da vedere. In questo momento ci troviamo ancora a Gallipoli, che in realtà non so se è la città dei Galli, perché ora che ci penso, Galli, polis, città, ho visto che è grande abbastanza, sono 22.000 abitanti con una grandezza di 41 km quadrati, per niente male devo dire. Comunque ho cercato più approfonditamente su ChatGPT in particolare, ma utilizzo quasi soltanto quello, e deriva da due parole greche, ovvero da kal, che significa bella, e polis, come avevo già detto prima, città, quindi dovrebbe significare bella città. Comunque siamo arrivati adesso al pullman, vediamo qual è quello che possiamo prendere più veloce per andare in spiaggia. Poi bella questa cosa dei vlog perché posso farvi vedere anche cosa ne penso. Poi vedete, io utilizzo sempre il grandangolo perché così potete avere anche una vista molto più ampia su quello che sto vedendo io in questo momento. Poi sicuramente in prima persona è tutto molto più bello, però basta chiacchiere, adesso vogliamo andare subito al mare a scoprire un po' le robette. E niente, mi sono reso conto soltanto in questo momento che la lente era leggermente sporca. Siamo arrivati adesso in spiaggia, in realtà non ci abbiamo messo tantissimo, circa 20 minuti di autobus, e una tra le cose più particolari, adesso dal video non so quanto può effettivamente rendere, però adesso mi avvicino al mare e ve lo faccio vedere meglio, è che il mare appunto è diviso in strati di colori, abbiamo verd'acqua, blu chiaro, blu scuro, adesso ve lo faccio vedere più in particolare perché è veramente molto figo. Questo è il mare e guardate voi quanto è trasparente, adesso provo un po' ad entrare con il telefono, poi ovviamente esco, lo riposo e ci vediamo dopo. Sono ufficialmente all'interno del mare, come potete ben vedere, però non vado più avanti di così perché comunque ricordiamo sempre che ho il telefono in mano
e so che comunque è resistente all'acqua, ma non voglio assolutamente rischiare. Adesso ci stanno anche i cavalloni, quindi non vorrei che bucare in acqua, però ragazzi, cioè, giudicate voi. Ok ragazzi, mi dispiace ma non ho potuto continuare a registrare perché il telefono si è scaricato, era allo 0%. Comunque, come già anticipato all'inizio del video, oggi ceneremo proprio su questo tavolino. E niente, vediamo anche come funziona la telecamera con il flash, perché ora ormai è completamente il buio. E ci vediamo domani con questa transition incredibile. Ok ragazzi, perché mi trovo sempre nello stesso punto? Non è cambiato assolutamente nulla, è semplicemente giorno, però abbiamo fatto sempre colazione nello stesso tavolino. Ho preso una biscottatina con le prugne, latte che non può mai mancare, e poi in realtà, aspettate un attimo, e questo cornetto per non farci mancare nulla. Però non sanno di niente, quindi non prendeteli. Come sentite anche il rumore dei gabbiani, adesso però ci stiamo preparando, anzi in realtà io mi sono già preparato del tutto, vedete, ho anche lo zaino, per andare alle Maldive del Salento. Uno tra i mari più belli d'Italia, adesso vediamo. Sono molto molto curioso, quindi dovrebbe essere ancora meglio rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Mi sono portato veramente qualunque cosa: caricatore, powerbank, cavo, anche le cuffie. Tutto quello che avevo da casa praticamente ho portato. Prima di andare però voglio parlarvi di questi occhiali, questo prodotto che ho sulla testa, ovvero di questi occhiali che purtroppo non ho potuto farvi vedere il negozio dove li ho presi, perché purtroppo il telefono era scarico, come già vi ho detto. E ragazzi, niente da dire, sono anche dei bei occhiali di marca, e comunque mi servivano degli occhiali da sole, non solo per questa vacanza ma perché siamo in estate. Lo volevo prendere l'anno scorso anche, ma non ci sono riuscito. E poi tra l'altro questi sono anche polarizzati, nel senso antiluce blu, quindi non danno fastidio quando guardi degli schermi su telefono, iPad, computer. E praticamente abbiamo trovato questo negozio che fa delle promozioni e vende soltanto occhiali dai 10 ai 30 euro, però sempre di marca. C'era una 20 euro, una cifra veramente ridicola, di occhiali da sole normali, mentre questi qua polarizzati che ho preso io a 30 euro. E quindi niente, me li sono presi subito perché sono fantastici. Salve! Dopo questo sketch incredibile direi di ricapitolare un po' il tutto. Questo è il giorno 4 e oggi andiamo a Santa Maria di Leuca. Boh! Neanche si spaventa. Dove è possibile vedere questi due mari, ovviamente di colore diverso, magari blu chiaro, blu scuro, che si incrociano. Questo dovuto anche alla diversa salinità di questi mari. In particolare ci troviamo nella punta della Puglia e questo è uno tra i pochi paesi dove è possibile proprio vedere questa cosa. E niente, dicono sia un bello spettacolo, quindi non ci resta soltanto che andare a vedere di prima persona. E giusto per tornare un po' dai techno, per caso notate differenza tra questa qualità e magari la qualità in 4K di un iPhone 14 Pro Max? Perché sinceramente non so se lo sapete, ma per fare vlog utilizzo sempre questo, ovvero l'iPhone 11. Cioè non so se notate differenze, così scrivetemelo sotto nei commenti, perché io veramente non noto nessuna differenza, almeno quando c'è la luce. Thank you.
visto che non vi ho fatto vedere in realtà proprio tutto, concludiamo un po' il tour dell'appartamento. Abbiamo qui una lavatrice e un microonde che in realtà non abbiamo mai utilizzato prima, vabbè. Questa è un po' la mini cucina che abbiamo quando non andiamo al ristorante, ovviamente. Qui abbiamo uno scaffale con cose che non sono assolutamente nostre. Abbiamo dei cestini, tra cui un altro qui, non so quanto possa interessare, ma vabbè. Poi andando da quest'altra parte abbiamo ancora un altro scaffale. Diciamo che forse sono un po' fissati con gli elefanti, ma più con le candele in realtà. Il frigorifero che non sta in cucina, ma non so perché l'hanno messo qui. Meglio chiudere. Di questo non ci avevo fatto caso neanche io. E poi un bellissimo bagno che è veramente minuscolo, ma va bene così. Qui abbiamo la doccia, ma questa è la cosa più importante di tutte. Allora, giusto per la cronaca, questo è il giorno 5, ma non faremo nulla di interessante, nulla di che, andremo soltanto al mare, quindi ci vediamo direttamente al giorno 6. Quindi siamo giunti alla fine, questo è l'ultimo giorno in assoluto di questa vacanza in Puglia. Come al solito andremo al mare, ma concluderemo in bellezza con una bella cenetta al ristorante, dove è possibile anche mettersi al terrazzo per godersi la vista. Adesso farò un po' di filmati, quindi vedrete in futuro. Che vabbè, per me è fra 6 ore, per voi fra mezzo secondo.